Ecco qua. Ciao. Buonasera. Ciao a tutti, ciao. Ciao, mi sentite? Sì. Funziono? Funziono? Mi sentite? Sentite? Sì. Perfetto. Aspetta che fa din don. Ciao Emiliano. Ruggero, non lo sento, voi? Non mi sentite? No. Aspetta, forse ho capito perché, esatto. Ecco, ora mi sentite. Ciao Ruggero. Ciao, buonasera. Buonasera. Come va? Ciao. Sei tornati al lavoro, tutto regolare? Ma sì, basta, è finita, dai. Abbiamo scherzato per 4 mesi. 3 mesi. 3 mesi e mezzo, va. 3 mesi, marzo, aprile, maggio, metà giugno, giusto? Ciao a tutti. Ciao. Io ho visto, mia figlia è andata al mare, mi ha mandato le foto dalla spiaggia. Wow. E la gente è in spiaggia. Sono, esatto, un po' sono un po' distanziati, ma nemmeno tanto, eh. Meno tanto. Cioè, tutta sta pippa che ci avevano tutta questa menata che avevano fatto dei distanziatori, ricordate il plexiglass? Sì, sì, sì. Tra un ombrellone e l'altro, 6 metri. Niente. Ascolta, qui da me, che sto sul mare, vai proprio né mascherine né distanziatori. Sì, l'ombrellone un pochino più distanziato, sì. Ma poi... ognuno. Tra l'altro, io pensavo che almeno, ok, la cosa di Plex, avevo visto delle foto che erano, non si potevano vedere, cioè una cosa fatta U intorno all'ombrellone, no? Tutta in plexiglass. Tutta la stacca. E invece secondo me non ne ha venduta nemmeno una di quella roba lì. No, è impossibile, sai che caldo dentro l'altro e tutto? Sì. Poi, esatto, sai, immagina che caldo, non gira l'aria. No, non esiste. E sarà rimasto un po' la distanza fra gli ombrelloni. Per esempio, al mare nelle Marche, dove va di solito mia sorella, gli ombrelloni si toccano. Cioè, un ombrellone con l'altro, se li fai girare, prende dentro anche l'altro. Adesso staranno, invece che a 1 centimetro, staranno a 3 metri. Sì, hanno distanziato. Però, un po' di più. Cioè, non è che... ma non lo so, l'importante è che si torni un po' a... almeno a suonare un po', che ne so, poi vediamo come va a finire. Avete visto quell'articolo? Vi ho fatto vedere quell'articolo, è uscito su Repubblica Online, un articolo di una band coreana, lo so, esistono queste cose, le boy band coreane, voi dovete sapere, voi che avete una certa età, che sono peggio dei One Direction, cioè sono una roba pazzesca, coreane, ma anche sul mercato americano vanno fortissimo, sì sì. Hanno fatto un concerto in streaming, hanno incassato 20 milioni, ok? 750.000 paganti. Però. Ciao Luigi! Aspetta che si connette Luigi in audio. 700... Ciao. Ciao Luigi, eccolo qua. Sei mute, dovete smutarvi voi perché io questa cosa... mi sa che lo... 20 milioni di euro? 20 milioni di dollari, credo. Eccolo qua. Ciao, ciao Luigi. Ciao. Luigi, stavo parlando di una cosa che avevamo parlato io e te, ti ricordi, privatamente? Una boy band coreana, che poi voi dovete sapere che i coreani si fanno fare le plastiche facciali per assomigliare agli americani. Sono così. È un fenomeno un po' strano. Le boy band o le girl band coreane si fanno quindi si riducono il taglio degli occhi per sembrare più americani, per sfondare sul mercato cantano in inglese, alcuni, altri no, non gliene frega niente. Un po' tipo Gangnam Style, vi ricordate quel personaggio? Sì, sì, sì. Questi qua hanno fatto 750.000 paganti per un concerto online, Luigi. 750.000 paganti, il biglietto andava dai $25 ai $35, non costava nemmeno tanto. A seconda di quello che acquistavi avevi il backstage, una cosa dietro con gli artisti. Insomma, hanno incassato 20 milioni, va bene? Con un concerto solo. Un concerto, 20 milioni. Ma quella idea che avevi te spacca. È quella, l'hanno fatta. Ti sto dicendo che qualcuno l'ha fatta. Vedi? L'ha fatta e ci hanno guadagnato un sacco di soldi, cioè 20 milioni con un concerto solo. Oh, ma quando, cioè, è possibile avere 750.000 paganti fisicamente reali lì? Sì, no, infatti. Dove vai? Nel deserto. Mega Woodstock, diciamo. Esatto.
No, poi sarebbe impossibile, cioè io ero a Roma quando hanno fatto la reunion dei Genesis e dicono che c'erano 500.000 persone lì al Foro Italico, non so se ce le metti. Boh, sai, quelle cose, secondo la questura 10.000, secondo gli organizzatori 500.000. Però cacchio, c'è un problema grosso di amplificazione, devi mettere ogni tanto le torri e fai i delay, perché sennò tu poi non vedi niente, se tu sei in fondo vedi. Allora devi mettere schermi ovunque. Invece questi hanno fatto sto sistemino qua, con una data sola hanno fatto 750.000 paganti, 20 milioni di incasso. Ora, che non è uguale a un concerto vero, io sono d'accordo, va bene, però pensa a fare sia il concerto vero in contemporanea a mandarlo in streaming. Tanto voglio dire, io immagino, adesso immagino per me, quando Chick Corea ha fatto il compleanno al Blue Note, ha fatto 7 serate e ha riunito tutte le sue vecchie band, da quelle con Ged, a Return to Forever, all'Electric Band, all'Acoustic Band, ogni sera ha fatto una band, no? Faceva 70, 80 anni, non mi ricordo quanti ne ha fatti, forse 80, non so, ha fatto un sacco d'anni. E cioè il Blue Note di New York mi hanno detto che tiene, cioè quello di Milano è il doppio di quello di New York. Ma dai. Sì, sì, è piccolissimo, hanno detto, quello di New York ce l'ha in braccio gli artisti, cioè, sei proprio appiccicato, ci entreranno 150-200 persone, ma forse anche meno. Se quello lo mandavano in streaming, il compleanno me lo sarei visto anch'io, come cacchio facevo andare a New York a Blue Note, che magari mi sarebbe costato $200 l'ingresso e 3.000 avanti e indietro, cioè capisci, sarebbe è un'integrazione che secondo me è intelligente, funziona, se fatta come Dio comanda. E adesso vediamo chi abbraccia sta cosa e soprattutto... Ah, ma vedrai che cambierà tutto. Il mondo della musica è un bivio. Il mondo in generale è in cambiamento totale. Sì. Ma secondo me, soprattutto per chi non ha possibilità di fare 750.000 paganti, cioè se non sei gli U2 o i Pink Floyd, voglio dire, ma uno che ha una band di pezzi suoi, che comunque non suonerebbe mai in un locale, perché i locali non ti fanno suonare la roba tua, questo potrebbe essere forse l'unico modo per suonare la tua roba e che rimane in giro, perché poi la registrazione può rimanere in giro, la puoi riproporre, la puoi tagliuzzare e riproporre un pezzo alla volta, che ne so, puoi farci, una volta che c'è la registrazione fatta bene, puoi farci l'ira di Dio con quella roba lì. Tanto in un locale non, chi ti fa suonare la musica tua? Cioè io qua nella zona nostra esisteranno due locali che te lo fanno fare. Sì, sì, appunto. Cioè, per cui questo potrebbe essere il modo semplice e anche piuttosto economico per farlo, perché voglio dire, basta che c'hai 2-3 telecamere, ogni componente della band si porta la sua telecamera, l'attaccata al computer, OBS, via, si va. Non è che devi fare per forza come sta band coreana che ci avevano il palco giga, mega, 700. Ah, ecco, una cosa che potevi fare, vedi che anche questa l'avevo pensata anch'io, tu dalla tuo streaming decidevi quale camera vedere, tipo Sky sulle gare di Formula 1, no? Voglio vedere l'onboard camera, tasto verde, voglio vedere l'elicottero, tasto rosso, e lì era uguale, ti vedevi la camera che volevi tu. Io ci avrei aggiunto anche, io mi faccio il mixer della band, così me lo mixo come voglio io. Poi c'è un tastino reset, se fai un macello fai reset e torna tutto, capito? Torna tutto come era, come te lo mandano loro. Ma tanto sei con i mixer digitali adesso, non è così utopia. Ma sì, basta un'app, basta un'app. Basta che tu fai un'app, la piattaforma dove tu ospiti il concerto, fornisce un'app. Tu scarichi l'app da dove vedi il concerto, che magari lo puoi mandare alla tele, sai come fai Netflix, dal telefono lo mandi alla tele, e dall'app tu metti o dal telefono o dal tablet, tocchi sia le telecamere che l'audio, fai te. Basta. Perché Ruggero era dal 99 che non sentivo la parola tele comunque. Non si dice più. Sono anziano, lo so, lo so. Dal 99. Lo so. Sì, sono anziano, però non mi arrendo, cavolo. Secondo me non è finita ancora. Ce n'è ancora da fare. Anzi, secondo me, come mi disse un mio caro amico, il futuro non è proprio dei ragazzini. Il futuro è di quelli dei 40-50, perché hanno immagazzinato il periodo a cavallo. Ciao Luigi.
Guarda, io ce l'ho tutti e tre così, in orizzontale, Perticone, Carrai e Luigi. Ah, sì, così, sì. Là, tutti e tre così, i tre Luigi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Per cui, secondo me, ne vedremo delle belle. Allora, stasera... Hai esperienza adesso? Eh sì, perché noi abbiamo quell'esperienza che quelli dopo di noi non faranno. L'esperienza analogica. Come fai a farlo? Non c'è. Ah, sento un ritorno Facebook, mi sa. Allora, oggi facciamo lettura 3, quindi novità, pausa d'ottavo, che è quello svirgolo, quel ricciolino fatto così. Ok? Ce l'avete devo voi? Registrare. Devo registrare, bravo. Esatto. Ma non c'è un telecomando, lo schiacci tu così parte, no? Parte la mia registrazione, però lo schiacci tu. Esatto. Va bene. Beh, ma se me lo dici è uguale, in fondo è la stessa cosa. Quindi la pausa d'ottavo ha questa grafica. Quella riccio, lo so che lo sapete tutti cos'è, ma per dovere di registrazione. Allora, la pausa d'ottavo, valendo appunto un ottavo, cioè metà di un quarto, può stare in due posti. Può stare o in battere o in levare. Non può stare in altre posizioni, cioè non posso mettere una pausa d'ottavo sulla I, tanto meno sul Da. Ok, o la metto sul numero o la metto sull'end, ok? Ovviamente se io metto la pausa come nella prima riga del check sull'end, la nota che io suono in battere, l'ottavo che io suono in battere, per noi batteristi che non abbiamo le durate, suona esattamente come la terz'ultima riga, cioè come i quarti. Ah, visto sì, che sì. Noi non abbiamo le durate, noi non abbiamo le durate, sul pad sto parlando, sul pad, poi sulla batteria si può, sì, con i piatti, con il Charleston, si possono fare le durate, ma nel nostro caso sul pad abbiamo solo sto corto, secco, per cui che io faccio la prima riga o faccio la terz'ultima, se non ti dico quale delle due è, per te è uguale, tu potresti dire stai facendo la terz'ultima, no, stavo facendo la prima. Che poi a dirla tutta anche la prima figura è abbastanza inutile nella logica del batterista, giusto? Assolutamente sì. La si mette per una completezza di esatto, sì, di no, non troverai mai scritta una roba del genere. In una parte di batteria, se qualcuno ti scrive una roba del genere è perché ti vuole licenziare. Esatto. Sì, sì, perché non ha mai visto come si suona la batteria. No, no. Ma lo fa apposta, nel senso io questo qua lo odio, adesso gli scrivo le cose che lui non sbaglia, dico vedi sbagli, non sei capace, vai. Seconda riga invece, questa ha senso molto più della prima, sì. Quindi la pausa di ottavo è in battere, quindi la nota successiva, qualunque essa sia, può essere un sedicesimo, può essere un ottavo e in scritture un po' meno normali, fra virgolette, potrebbe essere anche un quarto, per esempio, comunque sta sicuramente sull'end. Ok, quindi la pausa di ottavo si prende due sedicesimi, se noi contiamo in quattro parti, un ienda, due ienda, la pausa d'ottavo si prende o un I, o due I, sì. Numero I, oppure enda, per forza, ok? A volte, più avanti, troveremo in effetti la pausa d'ottavo in mezzo a due sedicesimi, perché no? La più in là potremmo vederla, anzi la vedremo sicuramente, forse alla 4, alla lettura numero 4. iPad 2, c'è una telecamera, chi è? Non lo vedo. C'è la telecamera, ma non vedo... Ah, si sta connettendo, è nera. Non so chi... Eccolo. Ciao, iPad 2. È tutto buio, non vedo chi sei. Giuseppe. Giuseppe. Ciao. Ciao. Ciao Giuseppe, però non ti vedo, Giuseppe. Sei veramente... Sono... Sei al buio, sei. Sono al buio. Giuseppe, la prima volta che vieni? Tanto non ti vedo, per cui non lo so. No. No, l'ho vista oggi a mezzogiorno la prima volta. Ah, ecco. Ecco. Hai tentato di entrare anche oggi? Eri tu con l'iPad? No, non eri tu. Sì, sì, ero io. Ah, eri tu, ok. Ecco, riconosco il dito davanti allo schermo. Ah, ecco. C'è un dito a metà schermo, proprio classico. Giuseppe, da dove ci... Da dove ti... Vicenza. Da? Vicenza. Ma dai. Ammazza quanti anche veneti, tu. Ragazzi. Oh. Allora, Daniele, da... Vi conquisteremo il mondo, cazzo. Tu, Daniele, anche tu sei di... Luigi, di dove sei tu? Io da Padova. Ah, infatti sentivo l'accento familiare.
Esatto, Luigi da Padova. Marco, che tu sei un po' veneto. No, sei mio. Accendo il microfono, sono di Belluno. Ah, Belluno, dai. Belluno. Quasi razza Piave. Belluno è sempre in Veneto, correggetemi se sbaglio. Quasi. È sempre in Veneto Belluno, giusto? Sì. Sì. È diciamo vicino a Cortina, dai, per capirci più o meno. Vicino. Il Pedavena, birreria Pedavena. Birreria Pedavena. Ecco. Sono a casa, vedi, i veneti imperano in queste dirette, è vero, è un sacco di veneti. Bene, meno male. No, dicevo, Giuseppe, tu hai scaricato questa roba? No. No. Cane, che io non ce l'ho nemmeno da condividere nello schermo, sai? Aspetta, forse gliela mando io, un attimo. Che... Ah, puoi stampare, Giuseppe? No, sono a casa adesso, non andrà. Allora, vabbè, però potresti guardarla dallo schermo del telefono. Sì, la vedo. Ok. Se non la mettete... Te le manda Luigi, allora. Le mette in chat, le metti? Un attimo. Ah, perché eventualmente si possono inviare anche tramite chat i PDF. Chat. Non inviate tutto il corso, perché sennò una pagina o due, ok, ma tutto il corso magari no. Anche se è gratuito il corso, per cui vale la pena iscriversi, entrare dentro e scaricare tutto gratuitamente insieme ai video. Okay. Ma gratuito non significa libero, è una cosa diversa. Libero... Nel senso che ne abbiamo la disponibilità assoluta. Questa è una grossa differenza da sottolineare, no? No, come non ce n'è la disponibilità? Perché no? No, nel senso che è gratuito, sì. Ma non è libero, nel senso che non ne possiamo disporre come vogliamo. Questo è il discorso, giusto? Non puoi rivenderlo, ma non puoi. In realtà non è che io l'ho depositato alla SIAE, se te lo vuoi rivendere. No, vabbè, chiaro. Però lo puoi scaricare e puoi farci quello che vuoi. Certo, quello sì. Penso, sì. Anche i video te li puoi scaricare. Però non io confido. Non si poteva rivenderlo? Allora, non è coperto da copyright, per cui. Ma poi che senso ha rivenderlo? È gratuito lì? Cioè, se tu lo vendi, devi venderlo a uno che non sa che c'è la stessa cosa gratis sul mio sito. Ma tu non glielo dici? Beh, può essere un'idea, non lo so. Fatemi sapere, vi mando l'IBAN, dai. Esatto. Sotto l'IVA, così se lo vendete almeno un obolo, cioè lasciatelo, anche lì una piccola percentuale, giusto per la fatica che ho fatto di stare a scrivere. Quindi dicevo, l'argomento di oggi è la pausa d'ottavo. Abbiamo detto che prende 2/16, può stare nel nostro caso fino alla 4, poi a Sandro. Ah sì, no, c'eri da prima Sandro, scusa, non so, ho visto Sandro, pensavo fosse entrato adesso, invece no. Hai anche detto prima che dal mare da te, no? Sparite anche le mascherine. Ma tu dici in spiaggia sono sparite le mascherine? O sì, lungo sì, mare? Sì, non so, io non l'ho neanche mai vista apparire, insomma. Ah. Beh, io ero andato al 2 giugno, al 3, e ce n'erano che le avevano, soprattutto per andare in bagno e basta, in realtà. Sì, solo in bagno, certo. Però se no... Va bene. Dicevo, la pausa d'ottavo può stare solo in battere o solo in levare, o come vedremo nella lettura 4 potrebbe stare in mezzo, ma per un motivo grafico starebbe in mezzo, altrimenti dovrei scrivere 2 pause di 16, e meno scrivo e meglio è. Diciamo che una delle regole per chi scrive e anche per fare un favore a chi legge è meno scrivi e meglio è. Ecco perché hanno inventato i punti e le legature, perché meno scrivi e meglio è. Meno nero si vede sulla carta, perlomeno io mi tranquillizzo molto quando vedo poco nero. Quando vedo tanto nero mi viene un po' l'ansia. Quindi abbiamo detto che io posso avere la nota di un ottavo in battere quando la pausa d'ottavo è levare, posso avere la nota di un ottavo in levare quando la pausa di ottavo è in battere, ma non credo che compaia in questa situazione. No, non compare. Potrei anche avere i 2/16 per conto loro. In levare o in battere, ma sì. Li vediamo sempre alla 4 questa cosa, quindi andiamo per gradi. Quindi quella di oggi è facilissima come lettura, rispetto a quella della settimana scorsa c'è solo questa cosa in più che vedrete che è una cavolata, una sciocchezza. Poi le altre figure che vedete sotto al check sono le stesse dell'altra volta, ottavo, 2/16, abbiamo visto settimana scorsa, 2/16, ottavo, 4/16, gli ottavi, i quarti, i mezzi e gli interi. Io per dovere di, come si dice, di
scrittura ce le metto tutte, ma noi non lo facciamo tutto adesso il check, cioè ci fermiamo ai quarti, cavolo, ok? E tiriamo su un po' di velocità. Per cui io direi cominciamo subito a fare il check, e io lo farei anche come l'abbiamo fatto l'altra volta, invertendo i ruoli, che le mani fanno la griglia e con la voce cantiamo fra virgolette le note scritte, ok? Quindi io farei un giro dove contiamo la griglia e suoniamo, e ogni riga la facciamo una volta, così come, cioè senza i ritornelli, e andiamo giù, perché veramente è una sciocchezza che sono sicuro che sapete fare tutti. Anche chi non ha mai visto sta roba la fa, perché è talmente, no? Per esempio, faccio un esempio. Allora, la prima riga suonerà 3 i enda, fo i enda, qua i enda, tu i enda, 3 i enda, fo i enda. Ok? Una cavolata proprio. Uguale alla terza e ultima riga. La seconda riga sarà 3 i enda, fo i enda, qua i enda, i enda, 3 i enda, fo i enda, qua i enda, tu i enda, 3 i enda, fo i enda. Tutto qua. Queste sono le novità di questa sera. Per cui direi procediamo. Facciamo metterei un bel 50 o facciamo il 60 canonico? Sì. Allora, vi ho mai parlato della soglia della vergogna? La soglia della vergogna è 60. Sotto a 60 uno dovrebbe vergognarsi in pubblico. Ok, in pubblico. In privato può andare anche a 30, 10, 20, non importa. In pubblico sotto a 60 si rischia la figuraccia, per cui io parto da 60, siamo in pubblico, se funzionasse sarebbe anche meglio, però vediamo perché non funziona. Interessante. Non funziona perché è giù il volume, certo, senza volume. Eccolo qua. Vado. Quindi la prima riga ho ottavo, pausa d'ottavo, seconda riga, pausa d'ottavo, ottavo, terza riga, ottavo, due sedicesimi, quarta riga, due sedicesimi, ottavo, quinta riga, quattro sedicesimi, sesta riga, due ottavi, un quarto. E lì poi ci fermiamo. Senza ritornelli, quindi andiamo giù lisci. Uno, due, tre, i enda, quattro, i enda, un, i enda, se potete alternate sempre le mani. Enda, quattro, enda, un, enda, due, enda, tre, enda, enda, un, enda, due, enda, tre, enda, sotto, enda, un, enda. E qua le mani girano. Tre, enda, quattro, enda, un, due, enda, sotto, enda, quattro, enda, un, enda, due, enda, tre, enda, quattro, enda, un, enda, due, enda, tre. Tutti i sedicesimi. Luigi, aspetta, io quando dico Luigi Carrai, com'è andata? Come alle medie, mi tocca chiamarti per cognome, porca miseria. Tocca fare l'appello. Ci sono problemi su questa? No, no. E allora andiamo a 70. Scusa. No, sei il vero problema è contare un di tui, cioè bisogna prendere l'abitudine. Una delle figate delle dirette è che mettendovi tutti in mute voi potete contare a squarciagola sbagliando tutto, che non se ne accorge nessuno, ok? Per cui vi invito a contare ad alta voce, perché di solito quando siamo in aula, quella vera, cioè con le persone reali, contiamo ad alta voce, tutti fanno, li vedi che mugugnano, ma non esce suono. E tu dici, ma io non ti sento, ma io mi vergogno a contare. Ma perché ti vergogni? Che male c'è a contare, voglio dire. Eppure, è vero, appunto. È un grosso problema questo. Guarda, hai messo il dito nella piaga. Dobbiamo fare un dibattito su questa cosa. Ci sono degli allievi, e soprattutto allieve, che
hanno questa forma esasperata di pudore per cui non gli puoi chiedere né di contare né tantomeno di cantare. Cioè ta, niente. Manco no, cioè, perché io gli dico cantati la figura, perché facciamo anche delle simulazioni, no? Di cantato, suonato, niente. Io cerco, a volte gli dico che voglio sentire più numeri che tamburo, cioè proprio per esasperare, perché è come quando si ripete a scuola, no? Che vai, che hai l'interrogazione, se tu studi ad alta voce ti ricordi. Sì. E io credo molto in questa cosa qua, sì. Cioè... No, ci credo. Infatti con alcuni riesco a farlo, ci sono degli allievi così inibiti che a un certo punto, esatto. Ma come si dovrebbe risolvere questo problema? Perché poi io non lo so se lo fanno a casa, infatti dico almeno a casa cerca di farlo, sì a casa, ma chi li controlla? Io cerco di insistere fino veramente all'esasperazione. No, io ho capito che sempre nella mia PNL molto, come dire, raccogliticcia e intuitiva, che c'è un limite che non si deve mai superare. È perché non sei in Veneto, Luigi, perché sennò andresti giù di bestemmie. Noi abbiamo un'altra filosofia, infarciresti la faccenda con un po' di sproloquio, dice. Ma no, noi partiamo subito. Sai che però, è vero, di più. Sì. Comunque, effettivamente è un problema, cioè, non è vero. Nel senso, tutta ad alta voce sembra una cosa banale, invece poi quando uno si sforza effettivamente è una cosa che magari uno sottovaluta, invece poi sembra una cosa strana, trulla, però invece poi allora, superato il momento inibitorio iniziale, sì, vogliamo, poi dopo che te ne frega, cioè contiamo tutti, sì, conta, sì, anche sì. Te no, cioè, secondo è proprio alta voce, intendo. Alta voce, sì, sì, e poi anche con una certa grinta, io direi, perché se conti uni, enda, due, enda, tre, enda, esatto. Visto che non hai gli attacchi... Che poi cioè, cambia, nel senso... Enda. Per cui glielo dai tu l'attacco accorciando tutto, un i, enda, due, i. È vero che la respirazione diventa un problema, perché sei molto... Non respiri bene contando ad alta voce. Se uno volesse andare a vedere che quando suoni dovresti avere la respirazione fatta come Dio comanda, se conti ad alta voce, perlomeno io no, ogni tanto enda due, enda tre, cioè è terribile. Però più che altro serve a sviluppare sto famoso clock interno, cioè il fatto di avere poi sta griglia che quando suoni ovviamente sul palco non è che conti come un disperato, però in testa gira. Okay, perché sai, secondo me Ruggero, sì. Il discorso è che se tu conti ad alta voce tu stesso senti il suono della voce e lo associ al suono del tamburo e si crea una simmetria. Ok, ci sta, la mia, mi piace. Visione. Sì, sì. E quando, non contando ad alta voce, non hai quella controprova, per cui in realtà non è un misto fra... avete mai notato che quando non conti pensi a... Cioè il cervello non sa esattamente il tempo, ascolta questo flusso, ma non sai mica. E quindi è quello che secondo me è uno degli aspetti molto importanti della giornata. Quindi ti dà concentrazione. Però è vero come dice Luigi, poi non lo vuole, cioè devi farti... Ti dà focus su quello, sulla griglia, ti focalizzi sulla griglia, sì, sì. È vero, perché quando tu le cose le dici ad alta voce... E ti ci focalizzi per dirle. Se tu dici no, ma io, a me rispondono no, ma io mi conto in testa. No, no, no. No, a me non me ne frega niente se tu conti in testa, devo sentirlo io, va bene? Fallo sentire a me, fammi sto favore, fallo sentire a me. Allora, con alcuni non ci si riesce, perché proprio deve essere una forma di timidezza. Sì, è molto introverso. Anche se devo dire che i bambini in questo sono abbastanza versatili, ci sono bambini che sono tranquilli, anzi se li fai contare sono ancora più contenti e comunque più coinvolti, ecco, ho notato questo. Invece il problema comincia a sorgere con quelli al di sopra dei 10 anni, che sono già in una fase, quella tipica adolescenziale, in cui si vergognano delle loro sensazioni, delle emozioni. Che potrebbero dire di loro stessi quelli intorno a lui o a lei. Esatto, è un problema che io mi pongo sempre, io pure ho un senso del pudore esasperato. Però poi su queste cose mi lancio. Io stesso, siccome devo dare l'esempio, faccio anche la cantata in diretta. Cioè cose per me inconcepibili in condizioni normali, però non mi creo scrupoli, perché so che devo superare quella inibizione e quindi supero anzitutto la mia. Ma voi non vi siete mai trovati da soli a cantarvi la parte di batteria, magari al cesso, da sotto la doccia, a fare puncia pum pum? Sì. E a volte me la registro anche.
Cioè, la beatbox, sì, quelli che hanno inventato la beatbox, in realtà sono dei virtuosi di questa cosa che noi batteristi facciamo fin da bambini. Io lo facevo da bambino. Sai, siccome la mia prima parte della storia con la batteria è un po' triste, no? Perché io a 8 anni volevo la batteria, ma ci ho messo 4 anni per avere la batteria. Me l'hanno regalata questa a 12 anni. Ok, quindi per 4 anni io l'ho solo sognata. Allora, a forza di sognarla, io mi immaginavo di suonarla. Per cui facevo è quello che si chiama air drumming, giusto? Air drumming, e a voce mi scappo un po'. Facevo così. Non me la compravano, sta cavolo di batteria. Non, no, perché ne avevo già parlato. La batteria, parliamo del 76, 74. Sì, 8 anni, 74. In un paesino piccolo di provincia, purtroppo il pianoforte quanto vuoi, ma la batteria non veniva vista così bene, capito? Però secondo me sei stato fortunato, perché io sono convinto che l'air drumming è una delle tappe fondamentali della formazione, esatto, dell'orecchio, che conta, esatto, molto di più del suono della batteria, perché quando si suona la batteria non ci si ascolta realmente. Immaginarsi, infatti, invece uno strumento o ascoltarlo nei dischi è ancora più importante. Io ho notato che ci sono degli allievi che in una settimana o due riescono a produrre esattamente quello che io chiedo loro sulla batteria. Io gli chiedo sempre: ma tu che esperienza hai musicale? No, niente, ho solo ascoltato dei dischi, e questa cosa però a volte fa la differenza. Diciamo che l'ho capito molto tardi che è stata una fortuna. In quel periodo soffrivo, ovviamente, come tutti i bambini, che ti dici: mamma, mi compri la batteria? No. Mamma, io come la batteria? No, me l'hanno comprata per esasperazione, sai, mica perché ci credevano, perché avevo talmente rotto le palle che non se ne poteva più, pigliate sta batteria, basta che la fai finita, ok? Però per 4 anni me la sono, ho fatto quella che si chiama pratica per visualizzazione, cioè io da bambino a occhi chiusi vedevo me che suonavo la batteria, ma non ce l'avevo, ok? Quindi ho praticato un sacco senza batteria. Poi ho scoperto, ma tipo l'anno scorso, che nell'ambito sportivo lo fanno fare agli atleti. La pratica per visualizzazione, cioè un tennista lo fanno praticare senza racchetta fuori dal campo. Gli fanno immaginare il dritto senza neanche muoversi. Immaginati il dritto, se tu vuoi avere il dritto alla Nadal, sai, quello aggancio a uncino, e non ce l'hai. Devi guardare Nadal talmente tante volte che tu, occhi chiusi, metti per sovraimpressione te al posto di Nadal nel filmato che hai guardato. Funziona così, giuro. Cioè, tu per sovraimpressione ti trasformi, cioè Nadal si trasforma in te nel video e sei tu che fai quel dritto a uncino, ok? Poi ti fanno fare la stessa cosa a occhi chiusi senza racchetta, poi con la racchetta, poi davanti allo specchio e poi in campo. Ma è un processo lungo, eh? Cioè non è 10 minuti, ore. Ore così, perché lo devi mentalizzare prima. E io, c'era una parte che vi dicevo di batteria di Collins che non riuscivo a fare, lo vedevo nel video, ho visto sta cosa qua che lo fanno i sport coach, ho detto: oh, proviamo a fare sta roba. Mi sono seduto fuori dalla batteria, lontano di qua, e ho cominciato a immaginare sto cavolo di pattern, una mano alla volta, i piedi, poi ho cominciato a mimarlo, poi ho preso queste bacchette qua, queste, queste che si piegano, e ho cominciato a fare air drumming con queste qua, e poi mi sono messo la batteria pezzettino alla volta. Ho cercato di, ci ho messo 2 settimane proprio, però alla fine ce l'ho fatta. L'ho anche registrato, un giorno vi farò vedere un video, perché ci ho fatto il video di questa roba qua, perché il pattern è difficilissimo, cioè non te l'aspetteresti mai da Collins una roba del genere, eppure nel video è palese quello che lui fa. E rifarlo per me è stato un massacro, perché... Ma quale sarebbe questo video? Brano? È quel brano che io ho messo il video sulla chat lì di quel post di quel ragazzo che gli avevano detto Collins è scarso e vecchio. Ah, sì, ok. No, il brano è Duke Travels. L'inizio, con le due batterie, lui fa una roba fra i due timpani e tutti i tom a sinistra, a destra per lui, ok, che è mancino. Ma fa una roba di incastro che quando la scomponi dici: come no, perché una mano viaggia in una velocità, una viaggia in un'altra, una fa le terzine di quarti, una fa lo swing a cavallo dei due timpani spostandosi, non imbattere ma elevare, una roba folle, folle.
ma veramente una difficoltà. Io ho detto, ma sì, il piatto swing lo so fare, lo metto sul timpano. Se uno sì, ma spostarsi da un timpano all'altro, quindi a fare il pendolo avanti e indietro fra i due timpani, mentre con la mano sinistra per me, sui tre tom fai le terzine di quarti, andare e a tornare. Quindi la velocità della mano sinistra è diversa dalla mano destra, sai? Cioè si incontrano, vabbè, sono diventato pazzo, vi farò vedere il video, la trascrizione. Vabbè, ma comunque chi parla male di Phil Collins non ha mai ascoltato il primo disco dei Brand X. Ah, cazzo! Che a me mi ha scioccato, io in quel momento volevo veramente smettere di Product? Un Orthodox Behavior, mi pare che si chiama. Ah, io c'avevo Product, che era bellissimo. Ma Product non mi pare che ci fosse lui, cioè, sai? In tre o quattro pezzi. Ah, forse partecipava. No, quello l'ha fatto tutto lui ed è un disco sconvolgente. Come si chiama? Cioè, oggi, lo procuro. È il primo dei Band X, Un Orthodox Behavior. Ah, Un Orthodox o qualcosa del genere. È un disco incredibile. Cioè, la musica può essere discutibile perché è un jazz rock anche un po' sterile, secondo me. I brani sono abbastanza inconcludenti, visti con l'ottica di oggi, non era neanche fusion. Ma le parti di batteria hanno una dinamica, un groove che sono, che ancora adesso ho capito cosa fa, ma quando io lo ascoltavo nell'86, perché l'ho scoperto tardi questo disco, ho appena cominciato a suonare, e sentivo queste parti di batteria che erano molto funky e molto jazz rock, io non riuscivo realmente a capire, anche per la velocità a cui le suonava, che cosa facesse e con quale logica musicale si ispirasse. Comunque è un disco che consiglio di ascoltare perché è veramente sconvolgente dal punto di vista della batteria. Io vi consiglio anche questo Product. Sì, quello l'ho sentito pure. Però lì ci sono anche altri batteristi. C'è Ken Wundernard, c'è. Esatto. Allievo di Gary Ceffi. Giusto per rimettere e collegare i puntini con i discorsi delle settimane scorse. Allora, adesso facciamo il contrario. Le mani fanno la griglia, cioè io a colpi singoli, a colpi doppi, a paradiddle, quello che volete voi, faccio praticamente la riga 1, 2, 3, 4, la quinta riga, ok? E con la voce canto, scusate l'ardire della parola, pronuncio le note e la durata stavolta la faccio però, ok? Certo. Quindi se io con la griglia faccio questo e la prima nota è ta ta e non è ta ta, ok? Ta ta ta, deve durare due, ta ta ta. La seconda riga sarà un ta 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 ta, e volendo, se vogliamo aggiungere una piccola difficoltà in più, mettiamo un accento in battere. Sono andato in ritardo catastrofico, vedo. Allora adesso sono a posto. Che chi riesce a fare l'accento lo fa, chi non riesce non importa. Era giusto per dire che noi con la voce facciamo un i enda, du i enda. E qua possiamo fare così. Però anche così va bene lo stesso, eh? Proviamo? Sì. 70. Quindi 1, 2, griglia, 3, 4, solo la griglia. 2, 3. Ok, andiamo. 1, 2, 3, enda, 4, enda. Ta 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 ta, sotto ta 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 ta, sotto ta 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 ta, sotto ta 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 ta, sotto ta 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 ta. Lunghe, ta 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 ta. Com'è andata? Bene, dai. Dai, se può fare. Abbastanza bene, è un po' latitante la precisione sulle note lunghe, secondo me, perché uno tende ad allungarle troppo e non essere perfettamente con la voce, dici? Con la voce? Sì. Okay. A volte succede che non vai a beccare esattamente il click per come si dovrebbe. Ah, interessante. Cioè dici l'attacco, il tuo ta
non è in griglia con le mani? Quando suoni ottavi, sedicesimo, sedicesimi è tutto allineato perché le note sono tutte corte. Quando vai sul ta o un ta... E poi qui avevo una domanda. Sì. Ho visto che tu sulle pause ti regoli non leggendole. Sì, non dico una. Questo è un tuo sistema, no? Perché io in generale preferisco invece leggere anche la pausa, che mi aiuta a stare meglio nella griglia. Va bene, non ho niente in contrario. Nel senso, se io avessi una pausa di quarto, fare che so, ta, uno, ta, uno. Diciamo, sì, chi ha fatto conservatorio me lo può confermare. Al conservatorio te le fanno contare le pause, Marco, per esempio. Ma... Alla fine sì, poi dipende chi trovi, sì. A volte non te le fanno contare, cioè prima te le fanno contare, poi tendenzialmente le togli perché non sarebbe musica se ci pensi, no? Sarebbe silenzio. Dovresti fare proprio silenzio, dici. Anche quindi... perché poi lì magari non è che vai tanto di griglie così, pensi più all'aspetto musicale che... Poi dipende sempre dall'insegnante anche lì, cioè, insomma, non è difficile generalizzare. Però sai che io mi sono sempre chiesto, ma come si fa senza... Cioè, io sono nato con le griglie. Però, guarda, qui, io mi chiedevo l'altro giorno, hai mai presente quando suoni con pianisti o chitarristi che hanno un tempo che ti stendono? Ma loro mica fanno one hand, two hand. Anche se io dico che noi dobbiamo farlo in ogni caso, però... Se, guarda che sono con gente che pianisti che hanno un tempo noi ce lo e dici che nella loro testa non c'è una griglia? Nella testa? Non credo che contino one hand, cioè sono, no, vabbè, suonano... Ma non fa niente se contano one hand, basta che fanno tacca dimmi tacca 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 qualsiasi cosa. Ma anche noi batteristi siamo musicisti serie B, tra l'altro. Sarebbe interessante capire come fanno proprio... Sì, perché noi studiamo così, perché noi, essendo il nostro mestiere portare il ritmo, è chiaro che dobbiamo essere il più precisi possibile, però io mi chiedo, se siamo solo noi ad essere quelli in griglia e tutti gli altri no, c'è un problema. Sì. Perché se tutti gli altri non usano le griglie e il loro timing non è come quei rari casi, come dici te, che sono delle lame, il rischio è che noi siamo in griglia e loro no, e il risultato non è bello, secondo me. Però il problema è che non glielo puoi spiegare, cioè questo è il passaggio cruciale, che... Se tu trovi, ed è quello di cui parlavamo anche oggi, no, nella diretta sul gruppo, se tu trovi un chitarrista o un pianista squadrato, che tra l'altro risolverebbe o comunque attenuerebbe facilmente i suoi problemi pensando alla griglia, è impensabile per loro che tu possa dargli un'indicazione del genere. Questo è il passaggio che è insuperabile. Allora, quello che posso dirvi io è che quando io ho studiato lì al Pitt, a Los Angeles, anche chi faceva chitarra, basso, voce usavano le griglie, sempre certo, per una questione di unità di programma e di linguaggio, capito? Per cui anche i chitarristi gli facevano fare one in end, two in end. Cioè, immagina Nile Rodgers che non c'ha la griglia, Nile Rodgers, nelle mani. Dai. Cocane, c'ha una griglia della Madonna quello. Però un chitarrista funky, va bene, un chitarrista ritmico. Però io immagino, cioè, anche se tu... Cioè, potresti avere anche delle griglie momentanee. Per esempio, quando io ho gli ottavi, ho la griglia ottavi. Quando io ho i sedicesimi, ho la griglia sedicesimi. Cioè, potrei avere un mix di griglie in testa. Sì, no? Sì. Infatti, secondo me, per rispondere a Marco, questi pianisti, chitarristi bravi, le griglie ce l'hanno. Però ce l'hanno soltanto come note fisse. Cioè, loro si suddividono i sedicesimi e gli ottavi temporaneamente secondo le esigenze del momento. Non hanno questa scomposizione numerica che è molto accurata. Anche se... Quella non ce l'hanno. Ma perché secondo me hanno quel discorso che sviluppano più il senso delle note lunghe, no? È tutto collegato. Noi quello abbiamo tutti senso, questi vuoti, esatto, che devi riempire giustamente con una griglia. Questo quando pensi un pianista, se non ha pausa, non ha, cioè, forse secondo me sviluppano questo senso di ascolto della durata delle note. Quindi è un'idea, che è non so. Questa è una giusta osservazione. Sì, questo ci avevo pensato anch'io. Potrebbero sviluppare. Hanno un modo diverso di approcciare le note, perché penso, per esempio, loro hanno un sacco di legati che per noi sono invece inconcepibili. Le note legate per noi sono una non musica. Legato, staccato, tutte quelle cose lì, poi... Noi queste cose non le predichiamo. Noi rifuggiamo da tutte le partiture con le legature, se ci fate caso. Cioè io non ho mai scritto una legatura in una partitura. Però, quando devo scrivere un piatto finale, per dire, no? A me è capitato di suonare... Io le scrivo le legature, perché io le scrivo. Scrivi? Sì, sì.
Ma per me è folle scrivere le legature, proprio è un suicidio in diretta. Allora, Se vuole scrivere le legature, poi quando ti farò, sposti. quando riuscirò a fare sta benedetta masterclass sulla scrittura e la lettura delle chart, ti farò vedere le legature a che cosa servono. Certo, non è che ti rivoluzionano la vita, però hanno una loro, come si dice, utilità. No, ma Ti hai attenzione, io penso che Marco un'indicazione. stesse dicendo proprio questo, che lui ha suonato un sacco di partiture che non sono per batterie, questo l'ho fatto anche io. Quindi le legature ho imparato a leggerle e anche bene, ma Sì. io personalmente non le scriverei mai, questa è la Poi loro, è gli vero. altri musicisti, hanno anche le legature di portamento che noi non siamo abituati a vedere. Certo. Invece sarebbe meglio che noi imparassimo anche quel tipo di legatura lì, perché identifica una frase, giusto? La legatura di portamento identifica l'inizio e la fine di una frase. Noi non la usiamo, infatti noi non si capisce, no, oddio, non devo dire numeri. Tanti batteristi non si sa che frasi fanno, dove inizia e dove finisce. Ci avete fatto caso? È tipico degli strumenti non a fiato, anche i chitarristi. Cioè, quando tu fai una smitragliata di un quarto d'ora, dove inizia e finisce la frase? Se tu suoni tutto, se non fai mai un buco, uno, e a me quel buco potrebbe essere, oh, finita la frase, ne comincia un'altra. Invece noi, no, non suonando strumenti a fiato, non dobbiamo prendere a fiato per forza. Per cui a volte andiamo avanti per a mitraglia per 10 minuti ed ecco perché secondo me quella tipologia di batterismo lì stufa in fretta, perché non capisci dove inizia e dove finisce una Ma frase, anche invece. perché costa quando suoni con gli altri che fanno le Eh sì, frasi, eh quindi sì. non funzionerà mai, perché è No, no, no. come uno che parla in continuazione e non si Esatto, e ferma non mai, prende però fiato mai, riesce a come? parlare senza prendere fiato, pensa. E È capita di suonare con difficilissimo. musicisti così Sì, che sì. diventa veramente una palla Ti viene terribile, cioè. qua una cosa qua come se uno ti stesse strozzando proprio così. Allora, vogliamo provare a leggere la lettura 3 tutta, che è due pagine. Facciamo così, ritorno a 50 perché adesso non è una cosa semplice come l'altra ripetitiva. Qui c'è da guardare avanti, per cui torno indietro un po' di velocità, sperando che questo regga. Potrò scaricarsi, cavolo. E poi lo facciamo sempre, tiro su velocità, tiro su, in modo che poi cambiamo anche modo di contare. Vado. Ok. Io alterno sempre, voi fate come volete, parlo di diteggiatura. 1, 2, 3, ienda, 4, ienda, o, ienda, 2, ienda, 3, ienda, 4, ienda, o, ienda, 2, ienda, 3, ienda, 4, ienda, seconda riga, ienda, 2, ienda, 3, ienda, 4, ienda, o, ienda, 2, ienda, 4, ienda, terza riga. Seconda pagina, 4, enda, 1, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 1, enda, 2, enda, enda, 1, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 1, enda, 2, enda, 3, enda, enda, 1, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 1, 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 enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 1,
direi facile, no? Problemi? Qualcuno ha avuto problemi? Aspetta, Samu, se suoni ti metto mute io. Se vuoi continuare a suonare... No, aspetta, allora... Ah, devi farlo tu, è sempre... Ti devi smutare tu, ho perso la facoltà di smutarti. Devi smutarti, Samu. Smutarti è una parola, ecco. Sì, ok. Sì, ok, ora ti sento. No, dicevo, okay. Siccome si sentiva forte sta cosa. Poi Zoom fa così, se tu suoni chiude tutti gli altri. Ok. Dicevo, problemi? No. E allora tiro su. Andiamo a 60. Vado. Ma chi è che ha aperto il mio sito? Questo lo riconosco all'inizio, questa è la home page del mio sito. Andiamo. 1, 2, 3, enda, 4, enda, 2, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 2, enda, enda, 3, enda, 4, enda, 2, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 2, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 2, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, enda, 2, 3, enda, 4, enda, 1, enda, 2, enda, 3, enda, 4, enda, 1, enda, 2, enda, 3, enda, enda, 1, enda, 2, enda, 3, enda, 4, 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 enda, ultima riga, enda 3, enda 4, enda 1, enda 2, enda 3, enda 4, enda 1, enda 2, enda 3, enda 4, enda 1, enda 2, enda 3, enda 4, enda seconda riga, 2, enda 3, enda 4, enda 1, enda 2, enda 3, enda 4, enda 1, enda 2, enda 3, enda 4, enda 1, enda 2, enda 3, terz'ultima, enda, do, enda, tre, enda, quattro, enda, enda, do, enda, tre, enda, quattro, enda, do, enda, tre, enda, quattro, enda, enda, do, enda, tre, enda, quattro, ultima riga, enda, do, enda, tre, e, qua, e, enda, do, enda, tre, enda, quattro, enda, stop. Eccoci qua. Ciao Alessandro. Ciao. Anche ciao. Questa facile, no? Buonasera a tutti. Scusate per il ritardo. Finisci tardi. Lo so. Ma meno male che siamo tornati a lavorare, dai. Anche oggi mi ha scritto uno, fa, sono al lavoro fino a tardi. Oh. Io ancora no. Ah no. Ma te sei proprio sull'abbacchio, ti sei messo un po' con la braciola. No, se ti ricordi qualche settimana fa ero in ospedale, ti ricordi, per l'artroscopia, e quindi sono in convalescenza. Ah, ok. E quindi a casa passi da... avevo fatto l'artroscopia lato Charlie, forse non ti è rimasto chiaro, era ginocchio sinistro. Sì, no, mi ricordo che mi avevi detto che eri in malattia, che anche se anche dove lavori tu hanno riaperto, però tu sei in malattia. Ah, ok. Va bene. Tiro su? Sì. Dai. Okay. Sì, ma un bel po', dai. Dai, sto andando a 10 punti a botta, eh. Non è male. Io 70. Mi scarico un secondo la lettura, Ruggero. Numero 3, lettura 3. La scarico. Forse nella chat, l'aveva messa Luigi in chat? Ma sì, la 1 e la 2, no. No, la hai 3. Messo il Nard, hai messo. Luigi, hai messo il Nard. Ho messo il nardo sbagliato. Sì, non è quella. Me la prendo nella me. La devo... Ah, poi hai messo la playlist del disco?
Sì, del primo dei Brand X. Ma primo, c'è, eh. C'è su YouTube? Sì, il disco c'è anche su YouTube, certo. Ah, allora stasera me lo vado a sentire. Eh? Parliamo di che anno? Ma anche se sposa 76. 76 o 77, mi sì. Sì. Era il periodo che lui l'aveva lasciato. Se leggete, l'avete letta la biografia? No, me la devo comprare, hai ragione. Bella, bella. Era a cavallo dell'uscita di Gabriel, dai Genesis. Ma lui era in un periodo in cui... Ma Gabriel prima se n'è andato, mi pare, no? Sì, dopo l'Amblice, sì. 74, poi è andato via. Oh, ma lui, sì, dopo che è andato via Gabriel, no? Che non sapevano se andare avanti il cantante oppure no, lui ha detto, intanto che voi ci pensate, io vado in giro a suonare con chi cacchio capita. E fece queste partecipazioni qua. Perché lui comunque la moglie l'aveva lasciato così. Sapete la storia, che la moglie ha detto, se tu, la prima moglie... Se tu vai in tour un'altra volta, quando torni non ci ritrovi. Lui ha detto, sì, sì, va bene. Ok, lui è partito. Quando è tornato, gli ha aperto la porta, non c'era nessuno. Non so se gli aveva svuotato anche la casa, però non c'era nessuno. Quindi quella l'ha detto e l'ha fatto. E lui è andato un po' in tilt, poi quello si è andato via dalla band, quello di lì, di là. Insomma, alla fine lui ha detto, sai che c'è, io vado in giro a suonare con chi capita. E lì forse anche cominciò le cose con Clapton, forse quel periodo là. A fare le cose con Clapton, con Jimmy, sì. Con Robert Plant, poi ne ha fatte di ogni, perché è un mariuolo quello. Se leggete la biografia, è un mariuolo, sembra uno per bene, ma... Scusa, Ruggero. Dimmi. Non trovo dove poterla scaricare. Mi dai un'indicazione? Facebook. Dove? Nel post di Facebook c'è il link, scarica tutto il materiale da qui. Sì, devi entrare dentro però con la login, ti fa entrare. Oppure vai nella lettura, nel sito thedrumbooster.com. Drumbuster con la lettura. Lettura, quello ritmica semplice, Unit 3. Sei lì dentro in quel corso, sì. Aspetta. Allora. Lettura ritmica base. Eccolo qua. Mi si è addormentato un dito, oggi non si è ancora svegliato qua. Non è un buon segno, sai? Ti mando il link e vi metto, aspetta, Grazie, se ce l'hai. Grazie. Prego. Se no, su Facebook c'è sempre il link, A sì, volte è sbagliato, però c'è sempre il link. Prova un po' a aprire quello. Nella chat. Hai messo in chat? Su sì. Chat, sì. Prova a schiacciare sopra. Aspetta. Chat 1. Sto facendo un macello. Comunque stavo approfittando, sto guardando anche su Spotify. Cioè, pausa l'ottava, unità 3. Ecco qua. L'intera discografia dei band. Che sei, Alessandro? Sì, ti sento. No, dico, ci stai sopra? Hai visto? Aspetta. Inizia la prossima unità. Subito, scendi un attimo col mouse un po'. Pausa di ottavo, questa sì, qui, vero? Sì, pausa di ottavo. Ok. Vado? Intanto noi andiamo, Vai col tango. Esatto. 70. Eccolo. 1, 2, 3, enda, 4, enda. Quattro, enda,
do, tenda, tre, tenda, quattro, tenda, do, tenda, do, tenda, tre, tenda, quattro, tenda, do, tenda, do, tre, tenda, quattro, tenda, do, tenda, do, tenda, tre, tenda, quattro, tenda, do, tenda, do, tenda, tre, tenda, quattro, tenda, do, do, tre, tenda, quattro, tenda, do, tenda, do, tenda, tre, tenda, do, tenda, do, tenda, tre, tenda, quattro, tenda, do, tenda, do, tenda, tre, tenda, quattro, tenda, stop. Vado subito a 80. 1, 2, 3, tenda, 4, tenda, do, tenda, do, 3, tenda, 4, tenda, do, tenda, do, tenda, 3, tenda, 4, tenda, do, tenda, do, 3, tenda, 4, tenda, do, tenda, do, tenda, 3, tenda, 4, terza riga. Seconda pagina. Ultima riga. Ma facciamo 100? Ma facciamo 100, dai, roviniamoci. Roviniamoci. 1, 2, 3, 4. Thank you.
momento mi fermo, ma andremo avanti. Com'è andata? 100? Bene. Com'è? A posto, dai. Ah. Luigi? Allora, con la lettura a voce alta, così così, a un certo punto ho cominciato a smozzicare le frasi e poi sono passato in ottavi, perché ancora non sono abituato a leggere a voce alta questa parola. A dire velocemente uni e due la griglia, eh? Tosto sì, quello. Un po' ho perso concentrazione, quindi mi sono ridotto a fare gli ottavi, ma... Contare un e due e tre e... E anche così, a un certo punto, una volta che ho perso il ritmo, è diventato problematico rientrare. Io l'ho dovuta fare con una mano sola, mentre con l'altra scorrevo. Il massimo dei dipendenti, lo facciamo dopo questo lavoro. Si sta avanti. Tutta di sinistro. Se l'hai fatta con una mano sola, una bella manina. Adesso la facciamo con una mano sola, però volevo andare su un attimo a 110 e togliere le quattro parti e andare a contare in due. Un E. Luigi, mi facevi segno che... Vabbè, ma io ho la difficoltà a leggere, sai che sto preparando adesso, quindi... A che velocità ti sei incagliato? 90? A 85. Fra 80 e 90, a metà dell'80. Beh dai, non è male. A metà dell'80 ho perso ritmo. A 80 è buono, per chi non l'ha fatto mai. È buono, eh. Infatti, sì. Io non so, cioè, sto preparando adesso a leggere, quindi... Vedrai che fra 3 mesi leggi. Tranquillo, se ci segui, se voglio dire, adesso uno studiare a casa è una richiesta un po' eccessiva, anche se va bene, andrebbe fatto, però anche facendolo così passivamente, piano piano, vabbè, magari alla 12ª che è impestata, no, però queste qua le leggerai senza problemi, e quando suoni, questo è quello che devi saper leggere, eh? Cioè quando noi siamo arrivati alla 8, alla 9, sai già quello che ti serve per suonare. Poi i 32esimi, le terzine, i 16esimi, le sestine sono già a livello... Io mi dedico un'ora al giorno, però cazzo, è tosto, cioè per non averlo mai fatto... Eh sì, un'ora al giorno, a questo dedichi? Un'ora al giorno a lettura? Sì, ho questo a rudimenti, sì. Bene. Questo a rudimenti. Ah, i rudimenti, ok, fico. Allora cioè, leggi sempre in pratica, leggi sempre, con un disperato. Sì. Direi che alla fine... non scappi, come si dice, per osmosi impari. Adesso io andrei a 110, tolgo i 16esimi da qua e li tolgo anche dalla mia griglia vocale, ok? Aspetta, Verugge. Che stai a fare? A cercare di stamparla, se no veramente diventa un macello. Vabbè, adesso a 110 con una mano sola dici comincia a diventare finger control. Un secondo solo, ecco, ci sono. Vado? Un attimo. Stampante veloce a super mega. Certo che una mano 110. No, dai, si può fare. Ogni tanto mi fermo a guardare i video di quello Merlini. Non capisco come diamine è facile. Quando la fa così, l'avete mai visto quando fa così? Ruggero, io l'ho visto nel 2005, quel ragazzo lì, l'ho conosciuto e già allora faceva così, sta roba. Sì. Pronto, eh? Vado, 110. Quindi contiamo solo le numero end. 1, 2, 3 e 4. 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 2, 3 e 4. Seconda pagina. E qua, e un, e due, e tre, e qua, e un, e due, e tre, e qua, tre, un, e tre, e qua, e un, e due, e tre, e qua, e un, e due, e tre, e qua, tre, un, e due, e qua, tre, un, e due, e tre, e qua, e un, e due, e tre, e qua, tre, un, e due, e qua, tre, un, e due, e tre, e qua, tre, un, e due, e tre, e qua, e un, e due, e tre, e qua, tre, 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 un, e due, e tre, e qua
Vado su? 120? Sì. Dai. Ci sono i limiti di velocità. È vero. Qual è il limite? 130? 130. Ok, allora 130 mi fermo. Vedete che abbiamo una new entry, un po' in ritardo però. Vedi che c'è qualcuno che arriva più tardi di te, Alessandro. Ciao Gabriele. Sarà che si sta connettendo. No, se n'è andato. Appena ha capito che era in diretta è scappato. 120. Tornerà. 1, 2, 3 e 4. 1 e 2 e 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 3 e 4. 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 4. 1 e 2 e 3 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 e 4. 1 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 2 e 3 e 4. Ultima riga. 3 e 4, 1 e 2 e 3 e 4, 1, seconda pagina, 3 e 4, 1, 3 e 4, 1 e 2 e 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 4, 1 e 2 e 3 e 4, 1 e 2 e 3 e 4, 1 e 2 e 3 e 4, 1 e 2 130, ultimo giro. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
sono andato subito fuori. Allora, adesso torno un po' indietro di velocità e invertiamo. Mano fa le mani fanno la griglia, ce la leggiamo a voce. Tornerei a un 90, che ne pensate? 80, così lo fa anche Luigi, dai. Ormai la sappiamo a memoria, secondo me. 85, la velocità in mezzo, ok? E subito devo salutarvi, purtroppo ci vediamo martedì prossimo. Ok. Dai, ciao. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Quindi, questa è la mia griglia. Mazza che ritardo. Boh, è in ritardo. Vabbè, non guardate il mio video perché è in ritardo. Secondo me ormai la macchina non ce la fa più. Conto 4, andiamo. 1, 2, 3, 4. Ta 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 ta
Così, eh? Esatto. Io ho fatto un disastro qua. Mi è venuta meglio con la voce che con le bacchette. È perché tu suoni l'oboe, di la verità. È quello che ti è venuta meglio. T'ho beccato. Lo sai, Giuseppe, che ho scoperto l'altro giorno, Roger, che fra i tuoi amici c'è un batterista lì di Milano, un lombardo, che è stato il mio commilitone. E certo, chi? Sergio Angelino, che è amico tuo. E adesso amico proprio non lo so. Vabbè, amico che ce l'hai fra gli amici, perché sì. Ho visto quando abbiamo fatto amicizia, dice un amico in comune, dico adesso chi è sto amico in comune? Ruggero Pazzaglia. Ah. Che mi ha parlato molto bene di te, ha detto una grande persona, dico lo so, l'ho capito. Ma quindi lui mi conosce di persona? Non lo so, è evidente, boh. E tu non sai chi sia, in effetti. No, ma allora, se è una persona metti che ho conosciuto 10 anni fa, 15 anni fa, la mia memoria non ce la fa. Io ogni 7 anni ho capito. Non te lo so dire, perché non ne abbiamo parlato, diciamo, più dettagliatamente, perché eravamo presi a fare, come si dice, revival del militare. Ma dove hai fatto il militare? Io l'ho fatto in banda Granatieri di Sardegna. Ah, ok, quindi non possiamo avere in comune questa... cosa, no. Perché magari abbiamo fatto il militare assieme? No, io ho cambiato quattro caselle. A meno che tu non l'abbia fatto, no, tu mi hai detto che l'hai fatto su in Friuli, Salerno, a Pordenone, Napoli, Udine, Gorizia. Ho fatto io invece Orvieto, Roma. Ah, okay. Come Roma? Non vale. Uno dietro Roma casa, che fa il militare dietro casa. Non si fa però questa cosa, Cavolo, non si fa. Sì. Per chi come me i 36 li regalava ai suoi amici, perché tanto non sapevo cosa farmi i 36-48, perché io se prendevo 36 scendevo al treno e risalivo e tornavo indietro. A quell'epoca era così, il viaggio da Gorizia alle Marche era, ti mettevi 10-15 ore andare, 10, cioè non esisteva. Allora, quindi diciamo che tranne l'oboista, per gli altri farlo a voce è più difficile che con le bacchette, certo. No, a me è venuto molto più facile invece. Ah, ecco. Decisamente. Anche tu in un'altra vita hai suonato uno strumento a fiato. Non c'entra niente, la lettura ritmica è la cosa più elementare del mondo dal mio punto di vista, perché io il solfeggio l'ho imparato prima di tutto leggendolo nei primi anni, quindi io mi ricordo che mi portavo il libro di solfeggio ritmico in giro per la città e me lo studiavo a voce. Il Pasquale Bona ti portavi? No, Pasquale Bona. Portavi il solfeggio ritmico Dante Agostini, io non ho studiato. Dante Agostini, giusto. Il Bona era per chi suonava altri strumenti, secondo me. Il Bona l'ho studiato dopo, ma ritmicamente lo trovo abbastanza facile rispetto a Dante Agostini. Certo, no, io l'ho studiato quando facevo clarinetto, quindi facevo la prima media, non mi ricordo niente, ovviamente, ho rimosso tutto, tranne quel trauma di quella sera. Ve l'ho raccontato la mia prima uscita col clarinetto, che sapevo fare solo la marcia funebre di Chopin, manco tutta, e ha piovuto, faceva un freddo cane, per cui mi si sono rimpicciolite le dita e non attappavano i buchi, per cui non sono nemmeno riuscito a suonare. È stato proprio un trauma tremendo, tant'è vero che il clarinetto ha fatto questa fine. Sì, l'ho distrutto, non so dove sia, ma ha fatto una brutta fine. Allora adesso facciamo la nostra sfida finale. Una mano, facciamo così, tiene gli ottavi, rimaniamo sugli ottavi, e l'altra legge, e poi invertiamo, facciamo fare il lavoro a tutte e due le mani, perché... Ma che è una sorta di gioco senza frontiere oggi? Sì, esatto. No, lo facciamo sempre questo, potremmo peggiorare la cosa, però. Lo so. Possiamo peggiorare la cosa mettendo i piedi? Che ne pensate? Facciamo così, i piedi per chi vuole può... Gli facciamo fare alla piede destro, diciamo così, la cassa, anche per chi è mancino. La cassa fa i quarti e il Charlie fa l'ottavo e levare. Uno, e due, e tre. Mentre la mano destra o la mano alto forte fa gli ottavi. No, facciamo uno, due, tre. Allora, il piede destro fa 1 e 3, il piede sinistro fa 2 e 4. 1, 2, 3, 4. La mano forte fa
gli ottavi e l'atto debole legge, e poi invertiremo, solo le mani invertiamo. Rifacciamo un po' più lenta, 80, perché più roba mettiamo e più il cervello va in tilt. Scendo, dai, 70. Andiamo. Quindi faccio partire i piedi. 1, 2, 3, 4. Alto forte. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Conto 1, 2, andiamo. 3, intenda, 4, intenda. 1, intenda, 2, intenda, 3, intenda, 4, intenda. 2, intenda, 3, intenda, 4, intenda. 1, intenda, 2, intenda, 3, intenda, 4, intenda. 1, intenda, 2, intenda, 3, 4, intenda. 1, intenda, 2, intenda, 3, intenda, 4, intenda. 1, intenda, 2, 3, intenda, 4, intenda. 1, intenda, 2, intenda, 3, intenda, 4, intenda. 1, intenda, 2, intenda, 3, intenda, 4, intenda. 1, intenda, 2, intenda, 3, intenda, 4, intenda. 1, intenda, 3, intenda, 4, intenda. 1, intenda, 2, intenda, 3, intenda, 4, intenda. 1, intenda, 2, 3, intenda, 4, intenda. 1, intenda, 2, intenda, 3, intenda, 4, intenda. 1, intenda, 2, intenda, 3, intenda, 4, intenda. 1, intenda, 2, intenda, 3, intenda, 4, intenda. 1, intenda, 2, 3, intenda, 4, intenda. 1, intenda, seconda pagina. Riga. Seconda pagina. Seconda riga. Riga, 3, 4, intenda, 1, intenda, 2, intenda, 3, ultima riga, 1, intenda, 2, intenda, 3, intenda, 4, intenda, 1, intenda, 2, intenda, 3, intenda, 4, intenda. Mi sono automesso in crisi con i piedi così, perché io sono abituato a 1, 2, 3, 4, e no, 1, 2. Quindi mi andava tutto alla metà i piedi, ci ho messo una pagina a capirmi quando guidavo di destra, eh. Quando ho girato di sinistra la prima riga l'ho fatta ancora di destra e poi ho detto ma no cavolo, è la sinistra quella che fa l'ostinato. Allora io l'ho sbagliata tutta perché ho fatto i piedi pure
in ottavi, pure Pieri. Io uguale. Cioè facendo ho fatto i Pieri in ottavi. Ma infatti mi sono pentito strada facendo io. Mi sono pentito strada facendo. Com'è andata, a parte le mie minchiaggini? Abbastanza bene, sì. Dai. Allora, siccome sono le 10:30, ci andiamo a dormire perché domani c'è anche chi va a lavorare. Sì. Come diceva, io cito sempre Caccamo, Teo Teocoli, in questa frase. Basta fare casino la sera, che domani qui c'è gente che va a lavorare. Loro vanno a lavorare, loro. E lui era agli arresti domiciliari. Bene, domani che giorno è? Mercoledì. Mercoledì, quindi domani c'è il NAD. Oh, ma li mortacci sua di quel drag paradiddle con il drag ficcato in mezzo? Ma guarda che io l'ho odiato parecchio quella roba lì, eh. Parecchio, parecchio. T'ha mandato in trip? Sì, perché non riesco a farlo. Ed è ovviamente una roba che, anche se riuscissi a farlo, cioè la velocità cala parecchio, non riesco a tirarlo su. Come faccio a fare quattro note in quel modo lì? Ma tu dici quella alla Buddy Rich, no? Quella che sì, sì, pubblicato. Quella dove... Questa. In effetti la soluzione, sistema duo, la soluzione più musicale è quella che ha proposto Marco l'altro giorno, di suonarlo tutto a colpi singoli, però chiaramente non è come va suonato, non si può fare in quel modo. Tutto a colpi singoli, cioè non fare il paradiddle? No, esatto, non si fa il paradiddle e si mantiene il drag sempre su una stessa mano. Però praticamente, è... se mi ricordo... Ah, le mani girano lo stesso, è vero. Puoi anche girarle, fai un... cioè, puoi fare una sorta di inverted anche... Scusate, se vuoi girare, sì, sì, faccio fare il drag alla mano che sta in questo. Stai proprio dritto, proprio esatto. Io ho adottato questa soluzione. Questa consiste di tirare su la velocità molto, così prendo il drag su una sola mano. Così faccio fare l'ultimo sedicesimo e il drag alla stessa mano. Esatto. E non c'è il cambio d'occhio con la nota quadruplice. Però se tu fai chiaramente questo non può essere così, perché il drag paradiddle deve invertire le mani, se no non è un paradiddle. Però per fare non è il proprio paradiddle, che con il sistema oppure ci puoi mettere un doppio alla fine, cioè no, il sistema che hai detto tu prima, come l'ho capito io, le mani girano, eh. Io faccio così. Così le mani girano, perché faccio fare le mani... Era questo, cioè diventa... Faccio un doppio colpo a cavallo, come se fosse il secondo paradiddle, invece che il primo. Capito? E in mezzo ci ficco il drag. Un po' come se fosse il flam paradiddle diddle. Ah, c'è pure qua, c'è pure su VCA, c'è pure questo sempre, eh? Sì, sì, c'è. Certo che come lo scrive lui è in... Ah no, però su VCA è meglio, perché la prima è singola. Ma il problema è fra i 4/16 e l'8° successivo che ci ha schiaffato dentro un drag. È quello il problema. Cioè, se io seguo la diteggiatura del paradiddle, mi trovo a fare un diddle di sinistra e poi il drag ancora di sinistra. E fare il paradiddle di destra e poi fare il diddle di destra e farci ancora il drag di destra. Cioè, per carità, finché è lento riesco. Però deve però, essere Gero, questa la velocità. Di più. Su VCA, su quello che dobbiamo fare domani. Mi viene una schifezza proprio, guarda. VCA. Però su VCA, Ruggero, il primo ottavo della battuta è singolo, non c'è il drag. Invece a quell'altro c'era il drag pure sul primo ottavo. Dove sei? Che riga sei? Alla terza riga del VCA. Sì. Ci sei? Ecco, se tu guardi dalla terza riga, tra la prima e la seconda battuta, dove cavolo vado a metterlo quel drag? No, io non ce l'ho. E come non ce l'hai? Io ho la prima e la seconda battuta uguali. C'ho croma, drag, croma, drag... 4/16 e poi uguale. Forse è la versione me l'hai data tu questa. È pure diverso, quindi non è così. Aspetta che ci vedo. Terza riga. Io terza riga no. No, è un altro solo. È VCA questa, sì.
Lucia, la terza riga io c'ho un'altra cosa. Io c'ho due battute. C'ho due battute come la prima battuta. Secondo me è andato a capo diverso. Guarda, è andato a capo diverso. Guarda qui. Vedi, questa probabilmente è quella sì, che dici allora, sì, ok, sì, giusto. Ma così. Il problema invece noi ce l'avevamo qua. Invece su quell'altro c'era pure il drag a cavallo. Questa qua. Quegli altri due precedenti. Dov'è? Questa dove qua. Vedi, non te questa. Vedo. Questa dove che c'ho il dito, vedi? Esatto, esatto. Io è lì che non riesco a ficcare il drag, sai? Cioè, proprio per quanto io mi sforzi, e anche immagino che chi ha delle mani bioniche, comunque, se non ci fosse quel dragon, andrebbe sì, che poi 20-30 punti di veloce. Il buon Buddy mette anche tre colpi col singolo e poi fa il paradito sul libro suo, anche tre colpi prima. Cioè, tra un paradito e l'altro ci mette un raffa da tre. Praticamente fa questa roba qua. Lo faccio lentissimo perché è certo. Sì, esatto, lui fa il paradiso. Secondo me questo è il più difficile in assoluto. Sì. Cioè, se già con due non riesco, figurati con tre. Ma ciao proprio, ma ciao. Sì, capito, cioè insuonabile, però. Ma tanto, ragazzi, purtroppo non c'erano i video dei loro libri all'epoca, per cui se quella ha scritto una cavolata e è passata via così, nessuno l'ha mai visto fare quella roba lì, chissà se... Capito? Se c'era uno. Ma poi scusa, il libro in realtà non l'ha scritto Buddy Rich, l'ha scritto Harry Adler, perché Buddy Rich non sapeva scrivere neanche una nota, quindi no. Sono le trascrizioni di Harry Adler di quello che sono a Buddy Rich teoricamente. Va bene, dai, ci vediamo domani. Quindi Mard alle domani mercoledì la giornata dei rudimenti. Nard alle 13 e Wilcoxon alle 21. Wilcoxon dove siamo? 141, mi sa. 140 per finire. 141. Dai. Buonanotte a tutti. Ciao. Domani Rudimental Day. Nard alle 13 e Wilcoxon alle 21, mi raccomando. E il Nard sempre solo su Facebook, in diretta su Facebook e Instagram. Mentre alle 21 su Zoom.